Ciao a tutti, mi chiamo Eros e oggi sono qui per raccontarvi una storia. Mi sono preso del tempo prima di raccontarvela perché avrei voluto che questa fosse una storia a lieto fine. Ad oggi, se siamo qui, fortunatamente è perché il lieto fine è arrivato. Almeno per adesso. Questa non è una storia divertente, quindi se siete capitati qui per caso, vi lascio il tempo di cambiare canale. Se invece siete rimasti è perché o ci conoscete già, o perché comunque, anche se non divertente, questa storia vi interessa. Ho deciso di condividere quello che mi è successo perché per me era tutto nuovo e non mi sono assolutamente documentato in quanto sono convinto del detto beata ignoranza. Quindi io ho preferito sapere il meno possibile e affidarmi completamente ai dottori. Però so che ci sono tantissime persone che si documentano e soprattutto per queste persone sentire storie di chi ce l'ha fatta potrebbe essere una spinta in più per cercare di guarire. Questa storia inizia ai primi di dicembre, quando mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava. Preferisco non entrare nei dettagli perché comunque sono convinto che un limite tra il pubblico e il privato ci debba essere. E come tutte le volte in cui si ha qualcosa che non va, si tende sempre a dire ma sì, ma cosa sarà, tanto mi passerà, vedrai che non è niente. Purtroppo però così non è stato. Quindi nonostante ci fossero, diciamo, degli alti e bassi in questa cosa che non andava, a fine gennaio, in corrispondenza del mio compleanno, mi sono convinto che era il momento di fare un controllo. Chiaramente ho dovuto fare tutto in maniera privata perché se avessi aspettato i tempi della sanità pubblica probabilmente a quest'ora non saremmo qui a raccontare un lieto fine. Quindi ho prenotato la prima visita strumentale privata ed è stata fatta il 14 febbraio e quindi era anche San Valentino e non è stato un buon San Valentino il mio, il nostro anzi. Ma dopo vi racconterò il ruolo di Luna in tutta questa storia. A San Valentino vado a fare questa visita strumentale e mi dicono subito che c'è qualcosa che non va, che quindi quello che era solo un sentore era diventata una certezza. Mi consegnano il referto e mi consigliano molto caldamente di andare subito a fare una visita specialistica. Quindi vado a fare questa visita e già intuivo che non sarebbe andata bene, perché gli esiti strumentali non lasciavano molte speranze, onestamente. Quindi faccio la prima visita il 17 febbraio, che era un venerdì, mentre la visita strumentale l'avevo fatta di lunedì, e subito lo specialista mi dice che c'era poco da fare e che sarebbero dovuti intervenire subito chirurgicamente. Ovviamente immaginate me, ma come chiunque altro penso, che sono sempre stato convinto di essere indistruttibile, invincibile, non mi viene mai neanche il raffreddore, ho passato penso una decina d'anni a dire ma va, non mi viene niente, io non mi ammalo mai. Questo è per dirvi un po' il mood con cui sono arrivato a fare quella visita. E lì mi dice che appunto mi avrebbero dovuto operare il prima possibile perché quello che si vedeva dallo strumentale non era niente di bello. E quindi mi dice anche che probabilmente è un tumore. E in quel momento lì mi è caduto il mondo addosso. Da non mi ammalo mai, sono invincibile, indistruttibile, a probabilmente hai un cancro. Ovviamente non l'ho presa benissimo, però l'unica cosa che si poteva fare era aspettare di essere operato. Fortunatamente dopo aver fatto le visite private, le operazioni chiaramente sono pubbliche, ma tutta la procedura è stata avviata molto velocemente, soprattutto vista la tipologia della cosa che stavamo per affrontare, ma anche per l'età che ho, perché più si è giovani e più si ha priorità in questo tipologia di interventi. Quindi il martedì vado a fare le prime analisi preoperatorie, dove ti fanno analisi del sangue, ti fanno parlare con l'anestesista. In più ti fanno fare anche una visita insieme a un medico specializzato nella tipologia di problema che ti ritrovi.
Bene, le prime analisi del sangue sono arrivate intorno a mezzogiorno, al che l'anestesista mi dice: vabbè, non ha senso che rimani qua a aspettare anche la seconda parte delle analisi, vai pure a casa, se ci dovesse essere qualcosa che non va, ti chiamiamo. E ero per strada insieme a mio padre, che mi ha accompagnato a fare tutte queste visite, e suono il telefono, ero all'ospedale, e mi dicono che le analisi del sangue non vanno bene e che probabilmente, vedendo i valori del sangue, il tumore si era già diffuso anche in altre parti del corpo. E mi prenotano un attacco con contrasto per vedere se ci dovesse essere metastasi e dove sono andata a finire. E questo è il giovedì. Quindi ho passato 2 giorni convinto di avere già un tumore in stato avanzato. E sono stati 2 giorni veramente orribili. Poi è arrivato il giorno dell'attacco e mi ha accompagnato anche Luna. E mi ricordo che mentre ero lì sdraiato, in attesa che partisse tutto quanto, ero terrorizzato perché non sapevo veramente cosa avrebbero potuto trovare. Quindi, convinto che da un piccolo problema che aveva fatto nascere tutta questa serie di visite, in realtà quello fosse solo il primo sintomo di qualcosa di molto più ampio. Quindi mi fanno questo attack, non so se qualcuno di voi l'ha fatta, l'attacco al contrasto, ma è un'esperienza veramente brutta. Ti iniettano questo contrasto in vena che è riscaldato a 40 gradi e si ha una sensazione di calore in tutto il corpo come se stesse andando a fuoco. Fortunatamente dura poco, quindi non vi spaventate se state guardando questo video perché anche voi state affrontando questa cosa. Torno a casa e non mi hanno dato l'esito dell'attacco perché l'avrebbero consegnata direttamente al preoperatorio, cioè quando mi avrebbero fatto il ricovero mi avrebbero dato tutte le carte. Il ricovero è stato il giovedì della settimana dopo, quindi sono rimasto una settimana senza sapere che cosa avessero trovato e se quindi il tumore fosse già in metastasi da altre parti del corpo, e anche quella è stata una settimana veramente orribile. Vengo ricoverato dopo aver fatto il tampone del Covid 2 giorni prima. Mi fanno una serie di flebo addizionali perché appunto i valori del sangue non andavano bene e quindi c'era bisogno di fare delle altre flebo oltre a quelle convenzionali. Mi dicono che probabilmente quei valori del sangue sono dovuti a una sindrome paraneoplastica, che vuol dire che sono sindromi che accompagnano un tumore, che possono manifestarsi in tantissimi modi. Probabilmente a me è andato a toccare alcuni parametri del sangue, ma mi dicono anche che l'attacco, per fortuna, era pulita e che non c'erano metastasi. E già quello è stato un sospiro di sollievo, in un momento comunque dove vieni ricoverato e sei da solo, quindi appunto per tutta la situazione del Covid non potevano entrare familiari o neanche Luna nel tempo in cui ero ricoverato. Quindi rimango in attesa 24 ore, 24 ore in cui sono lì in questo letto da solo, con mille pensieri, e poi vengo operato il venerdì nel pomeriggio. Mi ricordo che, questo per dire il livello del mio coraggio in questa cosa, mi ricordo che l'anestesista mi ha chiesto se appunto volessi rimanere sveglio o dormire durante l'operazione, e io le ho detto: dammi la cosa più forte che hai, che non voglio sentire niente, non voglio vedere niente, non voglio capire niente. Me l'ha data perché tempo 20 secondi dopo l'iniezione mi sono spento, cioè proprio non è che mi è venuto sonno, spento completamente. Mi sono risvegliato in una sala dove portano le persone dopo gli interventi per monitorarle prima di riportarle in camera. L'intervento per fortuna è andato bene, la cicatrice non si vede praticamente già quasi più. Sono passati 3 mesi ormai dall'intervento, che era i primi di marzo. Io fortunatamente mi sono ripreso molto bene, sono tornato alla vita di tutti i giorni. Il post-operatorio non è stato semplice perché comunque con una ferita abbastanza grande deambulare era complicato, fare qualsiasi cosa era complicato, soprattutto la prima settimana non vi nascondo che i dolori erano tanti.
sia nella zona dell'intervento che nella zona della ferita, perché hanno aperto da una parte per arrivare da un'altra, diciamo. Quindi c'erano dolori un po' ovunque e non è stato un momento semplice. Adesso, a distanza di 3 mesi, ho fatto tutte le visite di controllo che c'erano da fare. Ho fatto gli esami del sangue che sono venuti pronti la scorsa settimana per tracciare i marker tumorali. Fortunatamente sono tutti negativi, quindi vuol dire che ad oggi l'operazione è andata a buon fine e non c'è più niente in giro per il corpo. Non mi sono dovuto sottoporre a nessuna terapia aggiuntiva, per fortuna, perché dal momento in cui viene operato tolgono il materiale che deve essere mandato ad analizzare e nel mio caso sono passati 40 giorni. 40 giorni in cui non sapevo esattamente che cosa avessero tolto, 40 giorni in cui non sapevo se era una tipologia di tumore grave oppure no, non sapevo a che stadio era, 40 giorni in cui non sapevo nulla. Anche questi 40 giorni non sono stati semplici, come non lo è stato tutto il periodo precedente. Dopo 40 giorni mi chiama l'ospedale e mi dice che i risultati erano pronti e che dovevo andare dal primario a ritirarli e che mi avrebbe spiegato cosa avevano trovato. Fortunatamente, cioè fortunatamente fa un po' ridere. Diciamo che tra tutte le sfortune, il tumore era al primo stadio, sono quattro gli stadi dei tumori, quindi era al primo stadio e nonostante fosse maligno, quindi diciamo che se non l'avessimo tolto mi avrebbe portato alla morte, però era uno di quelli poco aggressivi. Quindi essendo il primo stadio ed essendo poco aggressivo, teoricamente dovrebbe essere bastata l'operazione. Poi mi hanno comunque detto che per essere più sicuri si sarebbe potuta fare una radioterapia per 3 settimane oppure 3 cicli di chemio. Siccome il pericolo di recidiva, diciamo che è una probabilità su 6, quindi c'è il 15% di possibilità che si riformi, ma c'è anche l'85% di possibilità che senza fare assolutamente niente non succeda più nulla. Ho deciso di essere fiducioso, nonostante tutto il periodo precedente io non lo sia stato granché, e ho deciso di non fare nulla, quindi di controllare solo la situazione, perché anche nella peggiore delle ipotesi, che sarebbe quella che si riformasse, a quel punto lì, sapendo cos'è, basterebbe o una radioterapia o una chemioterapia per risolvere il problema al 99% delle possibilità. Quindi ho preferito non fare nulla anche perché sono tutte e due terapie che danno dei grossi effetti collaterali, tra cui nausea, debolezza, perdita di capelli, quei pochi che ci sono, probabile infertilità, e visto che ancora non abbiamo figli e visto che almeno uno lo vorrei, ho preferito affidarmi all'85% delle possibilità che non mi succeda più niente. Adesso quindi mi dovrò sottoporre a delle visite periodiche per il primo anno ogni 6 mesi e dopodiché una volta all'anno dovrò fare delle ecografie o delle PET e anche gli esami del sangue per rilevare i marker, però fortunatamente non dovrò fare altre terapie. Detto questo, ad oggi appunto fortunatamente sto molto bene, il fatto che il Milan abbia anche vinto lo scudetto mi ha fatto stare ancora meglio, no, però battute a parte, riesco già ad andare in moto, il che non era scontato, riesco a fare quello che facevo prima, né più né meno. Non ho stanchezza, non ho debolezza, non ho nulla, cioè in questo momento ho molta stanchezza, ma non derivante da quello, ma derivante dal fatto che abbiamo appena traslocato e questa che vedete dietro è la casa nuova, quindi quello sì mi ha dato molta stanchezza, visto che ci abbiamo messo 3 settimane a traslocare, però per quanto riguarda la malattia, fortunatamente sembrerebbe essere stata sconfitta. Quindi perché vi ho raccontato questa storia? Come vi ho detto all'inizio, sia perché magari qualcuno che sta iniziando ad affrontare questo percorso ed è spaventato vuole sapere quali sono i vari step, non so, probabilmente gli ho messo ancora più paura, visto che mentre ne parlavo mi veniva da piangere, ma capite che non è stato facile neanche mettersi qua di fronte alla telecamera a raccontarlo, perché raccontandolo lo si rivive e riviverlo è una cosa che ti fa riprovare le emozioni che hai provato in quei momenti e vi assicuro che non è facile, ma soprattutto perché questa cosa mi ha insegnato che non bisogna sempre stare
a pensare troppo al futuro, o meglio, io sono sempre stata una persona che programmava tutto, se non era tutto preciso, programmato nei minimi dettagli, non faceva le cose. Sono sempre stata una persona, vi faccio un esempio pratico, che non so, andando al mare, avendo sulle scarpe, diceva: ah, che sbatti, devo togliere le scarpe, poi dopo come faccio a rimettere le calze con tutti i piedi bagnati. Questa cosa mi ha insegnato che bisogna cogliere il momento nel momento in cui si è lì, quindi se una cosa ci va di farla, bisogna farla, certo, nei limiti del possibile, però in quelle piccole cose dove prima dicevo: ma sì, magari la faccio tra 2 mesi, sono di nuovo al mare, sarà agosto, il bagno lo faccio, se mi capita di esserci a dicembre, voglio bagnare i piedi, li bagno, perché nonostante pensiamo di essere immortali, non sappiamo mai per quanto tempo saremo qui. E quindi questo è l'insegnamento più grande che mi ha dato questa cosa. Poi un'altra cosa che ho pensato in quei momenti era che anche se la cosa fosse andata per il peggio, comunque ero sereno, perché nella vita ho sempre dato il massimo, mi sono sempre impegnato al 100% per riuscire in quello che volevo fare, e quindi anche se quella fosse stata la fine, l'avrei vissuta senza rimpianti, perché appunto non avevo nulla da rimproverarmi. Il messaggio che vorrei dare quindi è di impegnarsi sempre al massimo, perché appunto non sapendo mai cosa può succederci, la cosa più brutta penso che sia ritrovarsi al momento della fine con dei rimpianti per non aver dato tutto quello che si poteva e non essersi impegnati al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Quindi se vedete questo video, spero che possa esservi di ispirazione, diciamo, per impegnarvi sempre al massimo e cercare di ottenere quello che vi rende felici, ecco. In questo video volevo anche ringraziare le persone che mi sono state vicine, perché sono convinto che la cosa difficile non sia morire, ma la cosa difficile sia sopravvivere a chi ci ama. Quindi questa situazione io non l'ho vissuta benissimo, ovviamente, perché l'ho vissuta in prima persona, ma anche chi era intorno a me non l'ha vissuta bene, nei miei genitori, nei miei nonni, né Luna. Poi devo fare un plauso speciale a Luna, che nonostante abbia solo 26 anni mi è stata accanto in tutto questo percorso, mi ha accompagnato a diverse visite e ha cercato di farmi forza anche nei momenti in cui io non avevo neanche speranza in certi momenti, sinceramente, perché appunto pensavo che la cosa fosse già andata molto avanti. Invece, nonostante abbia solo 26 anni, mi è stata accanto e mi ha aiutato a superare tutto questo. E non era scontato per niente, nonostante qualcuno possa pensare il contrario. Devo ringraziare anche i miei genitori e i miei nonni, che ci sono sempre stati. E soprattutto in questo frangente, mio padre mi ha accompagnato a tantissime visite. Mi ha aiutato anche semplicemente, appunto, facendo il tragitto insieme a me in macchina, a distrarmi in quei pochi momenti di normalità, diciamo, che ci sono stati in tutta questa situazione. Le uniche persone con cui avevo parlato di questa cosa sono state le persone a me più care, i miei amici più stretti, che mi hanno comunque dato una mano ad affrontare tutto quanto. Perciò cercate di non tenervi dentro questa cosa come se fosse un segreto, perché non avete fatto niente di male, non abbiamo fatto niente di male. È capitata a me, barra a noi, se state vedendo questo video, come poteva capitare a chiunque altro. Quindi penso che non ci sia vergogna nel raccontare questa cosa e non tenetevela per voi, per non affrontare tutto il peso che questa situazione può dare da soli. Ma cercate di coinvolgere le persone che vi vogliono bene, perché sicuramente vi daranno una mano e vi aiuteranno a superare il tutto con più serenità, per quanto sia possibile. Poi, visto che noi siamo dei motociclisti, i video nel canale lo sapete di che stampo sono, sempre all'insegna della prudenza. Volevo dirvi appunto che le cose succedono senza andarsene a cercare, quindi potrebbe capitare, non è che ve la sto gufando, però appunto potrebbe capitare qualcosa di brutto senza andarselo a cercare. Perciò quando siete in moto cercate di usare il cervello e di evitare situazioni di rischio, visto che soprattutto chi c'è a casa non c'entra niente nel modo in cui voi avete di andare in giro, e cercate di non dare preoccupazioni in più a chi vi vuole bene,
che non siano necessarie. Quindi mi raccomando, sempre cervello collegato al polso, state attenti. Volevo poi chiudere il video con una sorta di riflessione. Probabilmente voi in questi mesi non vi siete accorti di nulla, quindi nei mesi che andavano da dicembre fino ad oggi che verrà pubblicato il video, penso che voi non vi siete accorti di niente, né del fatto che io avessi un problema così grave, né del fatto che comunque tutti intorno a noi stessero soffrendo. Perché abbiamo tenuto tutto per noi? Innanzitutto perché non volevamo spettacolarizzare la malattia, nel senso che era un momento veramente brutto per tutti quanti e non volevamo condividerlo all'esterno per non rendere qualcosa che doveva essere privato, un momento di dolore comunque, pubblico. E quindi questo è il motivo principale per cui non abbiamo mai pubblicato niente e non ne avete sentito parlare fino ad oggi. E poi in realtà questo vorrebbe anche insegnare quanto sia facile sui social dare un'immagine completamente diversa da quello che è la realtà. Perché appunto voi in questi mesi avete visto solo viaggi, i video della Sardegna. Quindi questo per dirvi che la vita sui social magari può sembrare tutta rose e fiori, ma poi la realtà spesso è molto diversa da quello che è la vita privata. Noi cerchiamo di non essere dei personaggi sui social, ma di essere semplicemente noi stessi, quindi delle persone e non dei personaggi. Però allo stesso tempo avete visto quanto sia facile far vedere solo quello che si vuole vedere e non far vedere tutto, ma penso che sia anche giusto così, che ci debbano essere delle cose che rimangono all'interno della coppia, all'interno della famiglia e rimangono private. E che poi ci sia quello che volontariamente viene pubblicato, che vuole essere magari divertente, irriverente, simpatico. Perciò è molto molto facile creare un'immagine totalmente diversa dalla realtà. Perciò state attenti che non sempre quello che vedete corrisponde al vero. E poi, questo per chiudere veramente il video, mentre ero in ospedale ho rivisto molti dei nostri viaggi in moto. Considerate che io ho passato più di 24 ore lì a letto da solo, attaccato alle flebo, quindi non avevo granché da fare se non vedere Netflix e vedere YouTube. Fortunatamente il telefono prendeva bene, perché altrimenti sarebbe stato abbastanza un problema. E in quelle tantissime ore ho rivisto molti dei nostri video su YouTube, dei nostri viaggi, e rivedere quei momenti felici mi ha dato una speranza in più e mi ha fatto capire che nonostante il canale fosse iniziato nel 2018 per dare un'alternativa ai video che c'erano ai tempi, quindi lo scopo del canale inizialmente era quello di creare video che venissero visti da altre persone, mi sono reso conto in quel momento, ma era una cosa che ormai avevo già elaborato da tempo, ma in quel frangente lì ho capito che era veramente quella la cosa fondamentale. Avere video aiuta a ricordare i momenti belli, quindi rivivere le emozioni positive in quel frangente mi ha aiutato tantissimo a andare avanti. Ed è il motivo per cui continueremo con i video su YouTube il più possibile, per quanto la vita ci permetta di fare dei video e il tempo a nostra disposizione nel farli tra il lavoro, la palestra, stare dietro a una casa e tutto il resto non sia tantissimo, ma noi ci impegneremo sempre al 100%, e quando dico noi intendo io, perché Luna al computer non fa niente. Però a parte questo, ci teniamo a continuare col progetto, perché appunto, come ha dato speranza e fiducia a me in un momento così brutto, sono convinto che possano i video, sia quelli su YouTube che quelli su TikTok che quelli su Instagram, dare un momento di felicità alle persone. E ricordatevi bene che voi non sapete in quel momento le persone contro quali demoni stanno combattendo. Quindi magari in questo momento c'è l'Eros di turno che è ricoverato in ospedale e che sta guardando uno dei nostri video su uno qualunque dei social, e magari siamo riusciti a strappargli una risata nonostante in quel momento lì ci sia tutto meno che da ridere magari. Quindi la consapevolezza di riuscire a strappare un sorriso alle persone in determinati momenti magari molto brutti della loro vita, penso che sia la cosa più bella che ci possa essere dietro questo progetto, e che poi è quello che ha dato un sorriso anche a me in quei momenti lì. Penso di aver detto tutto quello che mi passava per la testa, non avevo
un copione, non mi sono scritto niente, quindi probabilmente mi sono dimenticato qualcosa e sicuramente mi sono dilungato molto su altre cose, però ho parlato così, come mi veniva il discorso, senza appunto preparare niente. Detto questo, noi ci vediamo sempre di domenica con un nuovo video e spesso anche al mercoledì, sempre con un nuovo video. Vi saluto con un classico ciao fans e statemi bene e ricordate di essere felici, perché essere felici alla fine nella vita aiuta veramente tanto. Moments later. Dopo aver finito di editare il video mi sono accorto di non aver detto una cosa molto sentita per me, quindi attacco questo pezzo registrato col telefono un po' così, in maniera molto amatoriale. Diciamo che la cosa più importante di tutte, probabilmente, è il cercare di andare avanti nonostante tutto. Quindi, anche se in quei momenti lì probabilmente vi sentirete persi, senza un obiettivo, comunque saranno momenti molto difficili, la cosa fondamentale è cercare di andare avanti, di, se c'è un cambiamento nella propria vita, di accoglierlo, di non soffermarsi a dire no perché non so come andrà avanti, non so cosa ne sarà di me. Voi cercate di andare avanti e di essere positivi, che poi in un modo o nell'altro le cose si aggiusteranno. Ad esempio, in questo periodo, nonostante tutto, io e Luna ci siamo trasferiti, abbiamo preso una casa nuova, io ho iniziato un nuovo lavoro. La vita va avanti, non bisogna buttarsi giù, bisogna cercare di prendere le cose positive che nonostante tutto comunque arrivano. Quindi in questo lasso di tempo mi è capitata un'offerta di lavoro che mi interessava parecchio, abbiamo mollato la vecchia casa, e anche questo non era così scontato, che Luna mi segue in ogni mia nuova avventura. Abbiamo preso una casa nuova, io inizierò un nuovo lavoro e bisogna cercare di andare avanti, di non buttarsi giù. E con questo è davvero tutto, scusate la qualità delle ultime riprese che sarà un po' scadente, ma è il messaggio che conta.